La lettura dei quotidiani dà Conte in bilico, in difficoltà, nonostante i chiarimenti e le precisazioni date ieri. Accade poi che di prima mattina Emilio Carelli alla domanda salta Conte e risponda: non escludo questo perché non sappiamo cosa succederà oggi. Subito arrivano reazioni a catena. Toninelli, come Bonafede, precisano: è lui il nostro candidato premier. Del resto Di Maio lo aveva già detto ieri sera lasciando la Camera e, per essere ancora più chiari, in mattinata dette le agenzie. Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 Stelle e della Lega. Punto. A seguire. Il professor Giuseppe Conte è e resta il candidato alla presidenza del Consiglio per il Movimento 5 Stelle e per la Lega. Siamo convinti che a breve gli verrà conferito l'incarico in modo tale da far partire il governo del cambiamento che dovrà dare le soluzioni tanto attese ai cittadini italiani. Lo scopo di queste dichiarazioni? Rassicurare Salvini, evitare di mettere in fibrillazione il Carroccio, che un cambio di schema con Di Maio premier e magari Giorgetti all'economia non lo vuole. L'altro messaggio è: se c'è quest'idea, non è un'idea nostra, noi rispettiamo le intese. E per eliminare ogni ombra nei rapporti con la Lega, Di Battista via social scrive: una maggioranza si è formata, rappresenta la maggior parte degli italiani, piaccia o non piaccia al presidente Mattarella. Il Colle non tema il governo. E così quella di oggi si annuncia come un'altra giornata di attesa, non escluso un nuovo incontro tra Di Maio e Salvini, aspettando le decisioni del Quirinale.